La Commissione europea verso la bocciatura della finanziaria francese 2015 e la richiesta a Parigi di presentarne una versione conforme ai suoi obblighi di riduzione del deficit. Sempre più insistenti, le voci che arrivano da Bruxelles seguono di due giorni appena l'appello del ministro delle finanze francese Michel Sapin ad associare alle regole di bilancio europee quella che ha chiamato flessibilità imposta da un contesto difficile. Risale ad appena la scorsa settimana la notizia che il debito pubblico francese ha sforato i 2.000 miliardi di euro nel secondo trimestre 2014. Cifre che per Pierre Moscovici, il candidato francese alla poltrona di commissario agli affari economici, potrebbero paradossalmente trasformarsi in ancora di salvezza. Un suo imprimatur alla bocciatura della finanziaria di Parigi spazzerebbe d'un colpo le accuse di favoritismo che già piovono su di lui.